Sono molto felice di essere tornata una donna libera, molto felice, È riuscita a grazie. dormire stanotte? Sì, dalla stanchezza e dallo stress di questa vicenda processuale ho dormito, grazie. Poi ero a casa mia con il mio compagno, quindi ho dormito, grazie. Ieri ho pensato che, come anche detto, la vicenda doveva finire in quel modo, perché noi da 7 anni proclamiamo la mia innocenza. Le carte ci danno ragione e quindi ero serena, i miei avvocati hanno lavorato bene anche questa volta e quindi in cuor mio ero serena che doveva finire in quel modo. E adesso ha già pensato a cosa vuole fare. Adesso voglio riappropriarmi della mia libertà perché quando ti tolgono la libertà ingiustamente è una cosa che veramente provoca una gran sofferenza e quindi ho bisogno adesso di stare un po' da sola con la mia famiglia a riprendermi la vita quotidiana e poi un domani spero che magari possa ritornare a fare anche l'infermiera. Mi Come piacerebbe mai vuole tanto. tornare a fare l'infermiera? Perché è una cosa che so fare bene, che ho sempre fatto bene, mi piace il mio lavoro e credo che potrei ancora dare tanto a livello infermieristico. Quindi ancora? Questi anni di No, carcere che cosa non hanno mi hanno fatto di fatto, più? non mi hanno tolto la voglia di fare il mio lavoro, assolutamente, Come anzi. l'hanno trattata in carcere? Bene, 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 ho trovato un ambiente gentile, cordiale, sia da parte degli assistenti penitenziari che delle altre detenute. Non vieni giudicata per il motivo per cui sei dentro, devo solo dire grazie a tutti quelli del Se carcere. non ho contato male, lei ha fatto 1304 Sì, giorni di 43 mesi, carcere. più di Ci 3 anni e sono mezzo. secondo lei i margini per chiedere un risarcimento per l'ingiusta detenzione al netto della condanna che, mi corregga se sbaglio, a 4 anni e 4 mesi Sì, per furto? sì. Ha Non parlato lo di questo so, col suo io avvocato? sinceramente adesso è una cosa un po' prematura. Adesso mi interessa, e poi voglio godermi di questa doppia soluzione che non capita tutti i giorni di avere in un giorno. Poi vedremo un domani quello che sarà. Lascerò fare ai miei avvocati che sanno lavorare brillantemente. Poi vediamo, vediamo, non lo so. Di sicuro almeno mi aspetterei scusa, ci siamo sbagliati, che non sarebbe male. Perché come io ho pagato più del dovuto per quei due scatti fotografici, mi piacerebbe anche che qualcuno dicesse scusa, ma ci siamo sbagliati. Quindi non si aspetta un ricorso in Cassazione, mi sembra di Ma io capire. spero di no, voglio dire, Quindi esce. abbiamo già sfangato tante volte vari argomenti, a nostro favore sempre, tornano sempre a nostro favore, quindi mi auguro che questa volta la Procura si metta l'anima in pace e non ricorra. Eventualmente se dovesse ricorrere aspetteremo che la Cassazione decida. Io confido sempre nella buona giustizia e finora non mi sono sbagliata. Quando oggi rivede quei due scatti famigerati a Sì. cui ha accennato prima, cosa prova? Si è pentita? Provo, sì, mi sono pentita, l'ho già detto più di una volta, mi dispiace averli fatti, ho fatto uno sbaglio, ho pagato per questo sbaglio, sicuramente se tornassi indietro non lo farei più. Ci ha ripensato tanto Capita a in tutti questi di anni? sbagliare nella vita, io ho fatto quello sbaglio. Ci ha ripensato molto in questi anni? Ci ho ripensato molto, però so anche che per quei due sbagli ho pagato più del dovuto, perché da lì è partita tutta questa idea del serial killer, del mostro e tutto il resto che voi ben conoscete, perché una gran parte se avete dato una mano anche voi. Tanto si riparte dalla propria famiglia, si riparte dalle cose semplici della vita, poi vediamo quello che sarà, quello che Dio vorrà, io lo prendo. Lei adesso è a casa. Sì. Qual è stato il suo primo pensiero quando è tornata qui, quando è ritornata a casa Quanto è sua? bello essere liberi, quanto è bella la libertà. Solo chi è stato in carcere può capirlo. Quando ti tolgono la libertà, ingiustamente, tu capisci le cose essenziali della vita cosa sono. E E quali quindi sono? avere la tua libertà, avere la salute, avere una famiglia che ti vuole bene, queste sono le cose essenziali. Dopo tutto quello che è successo, ha ancora paura che possa tornare indietro la giustizia, che lei possa di nuovo finire in carcere? Oddio, direi che quattro soluzioni, formula piena. Mi sembrerebbe veramente allucinante che la giustizia volesse ancora accanirsi nei miei riguardi. Le carte cantano, parlano. Non c'è bisogno. E anche quelle cartelle cliniche di quei pazienti, se avessero voluto veramente gestire bene la situazione fin dall'inizio, parlavano da sole. Erano gente che aveva delle problematiche di salute, che stava male, come normalmente purtroppo in un reparto di medicina ci sono. E quindi C'è un progetto, la prima idea, quello che ha voglia di fare adesso, la prima cosa. voglio, come ho detto prima, stare in famiglia e godermi la mia libertà. Quella è l'unica cosa che adesso qui tengo veramente. Proprio le cose semplici della vita, andare al bar, andare a fare la spesa, proprio le cose più banali della vita che fanno la gente tutti i giorni, ti ritrovi in carcere che non le puoi più fare e ti mancano proprio queste sciocchezze che per una persona normale, tutti i giorni che è fuori libera possono essere sciocchezze, invece quando sei in carcere dici, io non le posso più fare, non le Quanto si posso più sente fare. cambiata lei dal 2014 fino ad oggi? Beh,
un 50% sono cambiata, sicuramente, perché è una tragedia questa che ti porta tanto sofferenza e la sofferenza ti cambia dentro, sicuramente. Però sono sempre, mantengo sempre il mio atteggiamento positivo, che nonostante tutto questa vicenda ho trovato persone che hanno creduto in me e mi hanno difeso egregiamente, e anche in carcere, come ho detto prima, ci sono state persone che mi hanno dimostrato il loro affetto. Si sente di documentare le sue memorie in un libro, in qualcosa, visto che ha attaccato un po' la stampa in questo momento? Ma non lo so, magari un domani, chi lo sa. Adesso è tutto molto prematuro, adesso non ci penso, adesso veramente voglio vivere la giornata, che è la cosa più bella, ve lo consiglio anche a voi. Lo so che purtroppo fuori uno ha i suoi impegni di lavoro e ha delle scadenze e regole da rispettare, però bisogna anche imparare a prendersi del tempo per se stessi. Ultima cosa. Si è commossa quando ha parlato della sua compagna di cella? Sì, mi sono commossa perché lì dentro tocchi veramente con mano la sofferenza delle persone. Al di là dei loro sbagli, ci sono persone che veramente ti danno tanto, non le hai mai viste, non le hai mai, sono anche magari molto differenti da te, però quando le vedi lì tutti i giorni nel quotidiano tocchi veramente con mano la sofferenza. Sì.